Cari amici e care amiche, prima di cominciare a parlare di un dipinto che forse avrete già avuto modo di vedere, mi piace cominciare questa piccola rubrica con una citazione. La citazione è la seguente: il saggio, per parlare, deve prima molto meditare. A pronunciare queste parole è San Girolamo, soggetto del dipinto di Antonella da Messina, San Girolamo nello studio, realizzato tra 1474 e 1475. Si tratta di un dipinto che raffigura un personaggio naturalmente esistito ma quasi mitico, cioè San Girolamo, rappresentato quindi come un vecchio assorto nello studio di alcuni volumi all'interno di uno spazio immaginifico molto particolare, dalle membrature architettoniche molto raffinate. Si tratta, diciamo così, di uno sguardo che viene gettato su uno scrigno. L'osservatore, attraverso questo arco ribassato di fattura catalana, si introduce in questo spazio mistico, naturalmente, perché lo spazio che viene rappresentato assomiglia un po' a una chiesa, presenta quelle che potremmo individuare come delle navate, ma è uno spazio molto articolato, molto complesso, una specie di loft di assoluto silenzio e concentrazione. Per l'immagine tipica dell'uomo rinascimentale dotto, l'immagine proposta di Antonello da Messina di questo San Girolamo è un'immagine giustamente adeguata a quel tipo di rappresentazione. Quello che possiamo vedere dello spazio è che c'è una unità spaziale, nonostante l'articolazione di tutte queste membrature architettoniche, che culmina nel podio, nella parte centrale dove vediamo San Girolamo visto di profilo, su questa specie di podio, su questo scrittoio. E alle sue spalle c'è uno scaffale ricolmo di volumi e di pergamene. È uno spazio molto raccolto e in questi tempi in cui tutti quanti ci troviamo raccolti a casa, è una figura dalla quale possiamo trarre ispirazione, quindi cerchiamoci uno spazio con un nostro lustro, una nostra pulizia e ordine specifici, circondati dalle cose e dalle persone che amiamo. San Girolamo è un uomo abbastanza solitario, lo vediamo bene dal dipinto, e si circonda di soli tre animali: la cotornice, il pavone e il leone. Piccolo particolare, però, questi animali sono animali immaginari o che comunque hanno a che fare con specifiche caratteristiche cristologiche o, nel caso del leone, con un racconto leggendario legato a San Girolamo. Si dice infatti che San Girolamo, quando era penitente nel deserto, abbia alleviato le sofferenze di un leone rimuovendo una spina che il leone aveva piantato nella zampa e il leone, per gratitudine, lo avesse seguito. Il leone lo segue anche in questo spazio meraviglioso. Questo è quanto e io vi saluto.